al pronto soccorso di Ostia approda un'app, quindi la tecnologia che viene in soccorso dei parenti di chi viene ricoverato, di chi viene assistito, oltre che degli operatori. Come funziona e come si chiama questa app? Bene, quest'app si chiama PS Online. I canali per scaricare questa procedura app sono i classici canali Apple e i canali Android, e stiamo preparando anche un accesso al portale aziendale. Il processo di funzionamento della componente rivolta verso i parenti si apre al triage, nel momento in cui il paziente dà l'ok e quindi dà il consenso all'utilizzo dell'app. L'app viene scaricata, viene data un foglio su cui sono stampati il codice QR code e il codice a barre, che inquadrati dall'app consentono di proiettare il parente sulle informazioni del proprio congiunto. Tra le informazioni ci sono anche i tempi medi di attesa. Il fatto che sia un'app consente al parente di abbattere il concetto del tempo e dello spazio. Non è necessario che stia al pronto soccorso, non è necessario che stia tutto il tempo al pronto soccorso, può controllare i tempi medi di attesa, può controllare cosa sta facendo il parente congiunto all'interno del pronto soccorso, può sostanzialmente portarsi il servizio direttamente con lui. Ecco, questa trasparenza è destinata ad abbattere i conflitti o comunque le contestazioni possibili. Ovviamente sì, intanto l'universo di informazione in cui viene proiettato il parente è anonimo e solo lui sa ovviamente che è il proprio congiunto, ma in realtà le informazioni sono totalmente anonime. In questo caso vengono date solo gli elenchi delle prestazioni che vengono effettuate, non ovviamente i contenuti, perché non avrebbe senso. In buona sostanza l'app si comporta come una sorta di medico virtuale che dà informazioni al parente su che cosa sta succedendo al paziente nel circuito del pronto soccorso.